Cavasso Nuovo è un verdeggiante paese della provincia di Pordenone, situato alle pendici delle Prealpi Carniche. Il suo territorio si divide sostanzialmente in due zone, morfologicamente molto diverse fra loro. La zona pianeggiante, dove sorge anche il centro del paese, parte dai piedi delle colline e si estende verso sud, con un passaggio dal centro abitato sino alle campagne. Qui si trova la frazione di Orniese, sorta nell'antico borgo con la piccola e affascinante chiesetta di San Leonardo. Nella zona alta del paese vi sono invece alcuni borghi caratteristici: Petrucco, Runcis, Grilli, Vescovi, Mas, Tonis e Maraldi, da cui si può godere di suggestive vedute panoramiche sia verso il torrente Meduna che verso l'estesa pianura pordenonese. Fra questi deliziosi scorci, purtroppo sempre meno abitati, spicca in particolare quello di Runcis, dove sono state recuperate, con interventi strutturali post-terremoto, le caratteristiche forme architettoniche di un tempo. L'imponente chiesa del paese, dedicata al patrono San Remigio, è sita invece ai piedi di un colle ed è visibile da molto lontano. Ai piedi di essa piazza Vittorio Emanuele II, con al centro il grande pino secolare. La storia di Cavasso Nuovo è legata al casato dei conti di Polcenigo, che tennero dimora nei secoli nell'attuale stupendo palazzo, dove oggi ha sede il municipio, oltre che il Museo dell'Emigrazione. Nel secolo scorso, infatti, da Cavasso Nuovo partirono all'estero in cerca di fortuna molti terrazzieri. Nel Palazzat, così viene chiamato questo edificio, di forte impatto visivo, vengono organizzati annualmente molti eventi legati alla storia, alla cultura e all'arte, con diversificate mostre estemporanee e convegni. Il territorio di Cavasso Nuovo è ricco di acqua, non soltanto per la presenza del torrente Meduna e di numerosi rii che dalla collina scendono verso la pianura, ma anche per l'esistenza di molti punti d'acqua come sorgenti, fontane, lavatoi e abbeveratoi. Purtroppo, con la fine dell'attività contadina e l'espansione edilizia, ma soprattutto i danni provocati dal devastante sisma del 1976, molti di questi manufatti sono andati perduti. Attraverso un progetto di riscoperta e valorizzazione promosso dall'amministrazione e attuato attraverso l'indispensabile supporto di associazioni e volontari del luogo, si sono recuperati alcuni di questi siti. Molto interessante è, per esempio, la fonte solforosa Recoaro, sita a poche centinaia di metri dalla chiesa e raggiungibile attraverso un attiguo percorso turistico immerso nel bosco.
Un altro luogo caratteristico dal punto di vista naturalistico sono i laghetti siti in vicinanza delle sponde del Meduna, che si raggiungono dal centro abitato in circa 15 minuti di passeggiata. Qui si possono ammirare un paesaggio e un ambiente davvero impensabili, sia dal punto di vista della flora che della fauna. Il comune di Cavasso Nuovo è attraversato da una pista ciclabile che si estende per vari chilometri sino a Maniago, la città delle coltellerie. Ma sono molti altri percorsi che si possono affrontare in bicicletta per scoprire altri scorci del paese. L'economia della comunità si è basata, perlomeno sino agli anni 60, soprattutto sull'agricoltura e sul piccolo allevamento del bestiame. Per la sua collocazione geografica e esposizione particolare a venti e sole, il territorio di Cavasso Nuovo è sempre stato ideale per la coltivazione di moltissimi prodotti della terra, ciliegie, ortaggi vari come fagioli, patate, insalata, cavoli e zucche, ma soprattutto cipolle. E infatti la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, oggi prodotto tradizionale e emblema del territorio, oltre che presidio di Slow Food, è conosciuta e apprezzata nell'intera provincia di Pordenone e in tutta la regione. È molto aromatica, con una particolare dolcezza e delicatezza che la rendono inconfondibile. È coltivata seguendo un preciso disciplinare di produzione che garantisce naturalità e qualità, e secondo le antiche tecniche di coltivazione ha ritrovato nuovamente la fama di un tempo. Dopo essere state raccolte e pesate, le cipolle vengono confezionate artigianalmente nelle cosiddette trecce, belle da vedere e facili da utilizzare nel commercio. Il comune di Cavasso Nuovo, assieme ai limitrofi comuni di Andreis, Fanna, Frisanco, Maniago e Meduno, organizza annualmente una mostra itinerante delle mele antiche, quasi 70 varietà diverse, che sono state preservate e vengono tuttora coltivate nei suddetti territori. Il campo scuola, dove sono conservate tutte le varie specie della zona ancora oggi presenti, è sito a Fanna, a pochi chilometri dal centro di Cavasso Nuovo. Tutti questi prodotti tipici locali, assieme alla selvaggina, agli insaccati e vari formaggi e derivati, diventano la base di molte ricette tipiche della zona. Mele e cipolle, per esempio, si fondono magnificamente nella preparazione di un secondo a base di carne. Ma non possiamo dimenticare la pitina, che in queste zone, alle pendici della Val Tramontina, sta riscuotendo in questi anni un notevole successo. Questo salume, considerato un tempo povero, a base di ovino o caprino, a oggi conta un'infinità di interpretazioni culinarie, dagli antipasti ai secondi. Delizioso è questo abbinamento alla polenta e alla ricotta nostrana. Non dimenticandoci poi che siamo in Friuli, terra di vini eccellenti, con cui queste prelibatezze si accompagnano splendidamente. In paese è nato pochi anni fa un particolare birrificio artigianale, dove si possono degustare ottime birre, sia tradizionali che affinate con frutti locali stagionali.
È particolarmente interessante osservare i vari procedimenti e passaggi necessari a confezionare questo prodotto internazionale, che con molto orgoglio ha fatto conoscere Cavasso Nuovo nel mondo, grazie ai premi e riconoscimenti ricevuti in numerosi festival dedicati. La curiosità principale della birra di Meni è la denominazione data a ogni tipologia di birra, che prende il nome dalle numerose borgate del paese. Dalla bionda alla blanche, dalla rossa alla scura, dalla birra alla ciliegie a quella alle castagne e persino alla zucca. Ce n'è per tutti i gusti. Attualmente da Meni sono in produzione ben 16 tipi di birre, dai gusti e sapori più disparati. Oltre alla cipolla rossa, il territorio di Cavasso Nuovo è conosciuto anche per la produzione delle zucche. Ed ogni anno, nella prima settimana di ottobre, in occasione della festa del patrono San Remigio, si svolge la tradizionale Festa della Zucca, con chioschi enogastronomici dove si possono degustare piatti tipici realizzati con gli alimenti di questo territorio. E così, grazie agli immancabili alpini e al coinvolgimento di moltissimi abitanti del paese di tutte le età, si respira un'aria di festa speciale. Lungo le vie di Cavasso Nuovo sono numerosissimi gli stand che valorizzano l'artigianato locale e che propongono con creatività una lettura diversa di questo affascinante territorio. Questa giornata diventa davvero uno degli immancabili appuntamenti di inizio autunno della provincia di Pordenone. Il comune di Cavasso Nuovo si presenta così, fortemente attaccato alle proprie radici secolari, alla propria storia e alle tradizioni locali, inserita in un contesto, in una zona, dove negli ultimi anni si sta riscoprendo sempre maggiormente un turismo fatto di natura, sport e enogastronomia tipica.